Grazie Presidente. Ma vedo che nonostante il titolo dell'informativa sia riguardante il rischio di infiltrazioni terroristiche connesse ai flussi migratori, ci sono colleghi, nello specifico 5 Stelle, PD e SEL, che sono più preoccupati invece della questione di quanto prenderà la Lega in campagna elettorale. Questa è un'altra questione, onestamente, che non attiene al rischio della sicurezza del Paese, a quale noi invece siamo molto e molto preoccupati in questo momento qui. Ringraziamo anche noi le forze dell'ordine, chiaramente, che loro operano al massimo delle loro capacità, a prescindere al netto delle capacità, o meglio delle incapacità di questo governo e del ministro dell'Interno di dare risposte politiche, e quindi invitiamo cortesemente il governo e il ministro dell'Interno a non prendersi meriti operativi per coprire delle pecche politiche, perché non funziona così in questo paese se si vogliono dare risposte in termini di sicurezza. Vede, Manciulli prima ci ha regalato una perla, il collega Manciulli, ha detto: nessuno ha mai escluso presenza di terroristi sui barconi. Beh, io penso che per la sicurezza di questo Paese, più dannosa dell'incapacità di un governo, vi sia l'ipocrisia. E quindi elenco due o tre cosine. Gentiloni, in quest'Aula, 24 gennaio di quest'anno: i terroristi non arrivano sui barconi. Renzi, 25 febbraio di quest'anno, in quest'Aula: diciamolo, i terroristi non arrivano sui barconi. Morcone, il prefetto, il grande difensore dei clandestini, il gran commis di quello che in qualche modo gestisce anche tutti i vari appalti per i vari CARA, tipo il CARA di Mineo e i centri di accoglienza, dice: se fossi un terrorista io non salirei su un barcone. Peccato che lui non è, o almeno ci auguriamo che non sia un terrorista, e non sa effettivamente, evidentemente, come si comportano i terroristi. Lo stesso ministro dell'Interno più e più volte in quest'Aula ha negato che all'interno di questi flussi migratori clandestini vi si possa essere in qualche modo la presenza di terroristi. Una cosa quindi abbastanza imbarazzante. Vedete, noi non avremmo voluto, non vorremmo portare e parlare continuamente di questi temi, né in campagna elettorale né mai. Se i barconi non arrivano, è chiaro che noi campagna elettorale, come dite voi, che non è campagna elettorale, ma è parlare di sicurezza, non avremo modo di farla, perché il problema sarebbe risolto. Ma il problema esiste, è per questo che noi ne parliamo e continuiamo a parlarne, in campagna elettorale e fuori, in maniera coerente sempre, 24 ore su 24, fin tanto che non si trova una soluzione a un problema. Problemi che voi create, che la vostra incapacità di dare una risposta creano. Questo è il punto. Se oggi si deve parlare di rischi di infiltrazione nei flussi migratori, bisogna farlo, ripeto, senza ipocrisia, ricordando tutto quello che si è detto e che si è fatto nel passato. E quello che si è fatto nel recente passato è, da parte del Ministro dell'Interno e da parte del Governo tutto, e da parte di una maggioranza, ripeto, che in maniera ipocrita vuole negare quello che è stato detto poche settimane fa, è la sottovalutazione del rischio. Questo è il vero punto. Manciulli, è inutile appellarsi all'unità nazionale di fronte a un rischio di questo tipo se poi si vogliono chiudere gli occhi sulle proprie responsabilità. È inutile farlo, perché se si chiede compattezza bisogna essere coerenti e bisogna essere sinceri e guardare anche ai propri errori. E voi di errori ne avete fatti tantissimi nel sottovalutare il rischio che questi flussi migratori, che servono solo ed esclusivamente in questo caso ad alimentare gli affari di certe coop e della Caritas, creano alla sicurezza di questo Paese. Se voi siete in grado di fare mea culpa su questo tema, allora noi siamo disposti ad un confronto. Ma se continuate in maniera ipocrita a negarlo, non ci sarà nessun tipo, nessuna possibilità di confronto su questo tema, perché noi teniamo la sicurezza dei cittadini, voi tenete solo agli affari delle coop, come si è visto ad esempio a Roma. Il Mediterraneo è diventato purtroppo, come ha detto qualcuno, una porta girevole per i terroristi. Io non entro nel caso specifico, Ministro, della questione di questo Abdel Touil, che i servizi e la magistratura tunisina ci hanno segnalato come potenziale terrorista o comunque coinvolto negli attentati del Bardo. Le faccio solo una riflessione molto tecnica e molto serena, che lascio a lei e ai suoi uffici per la valutazione. Ma se questo signore, come si dice e come si evince anche dalle cronache,
ha una famiglia regolarmente residente in Italia. E visto che in questo Paese ci sono tutta una serie di normativi che permettono il ricongiungimento familiare, che necessità aveva di entrare clandestinamente in questo Paese se non di fatto sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine? Risponda a questo.